Care amiche ed amici, sono le 18 del pomeriggio. Oggi, in data giovedì 7 gennaio 2016, sono andato a verificare se c'era un'attualizzazione OTA e mi comunica il mio Moto X seconda generazione che è disponibile nuovo software di sistema. Nuova versione 24.11.18 e mi comunica che si tratta della nuova versione di Android 6.0 Marshmallow. Molte nuove novità, soltanto che io non posso attualizzare adesso perché ho il 51% della carica. Quindi adesso rinuncio all'attualizzazione, dico no in seguito. E dovrò spegnere il cellulare a malincuore. Quindi alle 18:20 spengo il cellulare, lo metto in ricarica e appena sarà carico lo attualizzo e vi farò vedere come si fa. Arrivederci. Ecco qua che ho messo il cellulare in ricarica. Ed è arrivato a 96%. Reputo che sia sufficiente. Non voglio aspettare altro tempo e quindi lo passiamo ad accendere. Ecco che è partito. È partito il cellulare. Sto qua vicino al modem. Giovedì 7 gennaio. Mi è arrivata oggi l'attualizzazione. Bene, che non c'è nessuna applicazione in secondo piano. Passo a impostazioni. Info sul telefono. Aggiornamento sistema. È disponibile nuovo software. Dopo il cambio di software non sarà possibile ritornare alla versione anteriore. Alcune funzioni moto sono state sostituite. Tutte le informazioni del telefono saranno guardate e molte migliori. Vabbè, io mi fido. Batteria intelligente, controllo del volume, nuovo permesso. Beh, il controllo del volume è ancora più controllo. Quindi accetto. Che succederà adesso? Oh, ho messo aceto. Ah. C'è il download. Mancano 19 minuti al completamento. Perché scaricherà 849 e niente, lasciamolo caricare, anzi scaricare. Vediamo se posso chiudere lo schermo. In modo che non mi consumi troppa batteria. E noi ci rivediamo fra 20 minuti. Che bello, finalmente ha finito di scaricare e mi dice: installa aggiornamento di sistema. Si è scaricato e il tempo di installazione è di 20 minuti. Quindi io che faccio? Che ho scaricato l'attualizzazione, che faccio? Non l'installo? L'installo subito, e che sono scemo. Poi spero invece di non essere scemo per averla scaricata. Quindi gli diamo a installa subito. Vedete qua in basso? Questo deve essere un tutorial preciso preciso. Verrà riavviato tra 4, 3, 2, 1 secondi. E in pratica si riavvia spegnimento,
Spegni? Io non spengo se spegni da solo. Se spegni da solo il cellulare, perché si deve riavviare? Eccolo qua. Si è riavviato. Installazione e aggiornamento di sistema. Beh, prossimamente vedremo com'è questo marshmallow. Perché, come dire, 20 minuti non li vogliamo passare filmando questo, no? Beh, vabbè, allora vi lascio. Fra 20 o più minuti io ripasso di qua. Ciao. Ecco che già si sta facendo l'upgrade di Android 46 di 47 e fra poco si riavvierà con installato Android Marshmallow 6.0. Zero. Conclusione dell'avvio. Ecco qua. Aggiornato Play Service. Google Play non funziona. Google Play Service. Versione 2 dell'API per Android Wear. Adesso vediamo le impostazioni. Dice che Google Play Service non funziona, vabbè, lo vediamo dopo. Vediamo le info sul telefono. Versione di Android 6.0. Marshmallow. Ecco qua. Lo schermo è molto caldo perché ha lavorato molto per attualizzare e non riesco a far apparire il giochino. Ah, eccolo qua. 3, 2, 1. Ah, è un po' come il giochino di Lollipop, però c'è il conto alla rovescia. Ed è sempre difficile come il gioco di Lollipop. Vabbè. Per il resto. È un po' come il Lollipop 5.1.1, qualcosa del genere. Già il menu è uguale delle applicazioni. Speriamo che duri di più la batteria. Vabbè, allora questo è tutto. Poi dovrò andare al market e aggiornare un po' di applicazioni. Per questo è tutto, questo è stato l'aggiornamento a Marshmallow, spero che vi sia piaciuto. Io non ci trovo nulla di eccezionale, poi vi saprò dire per risparmio energetico. Vabbè, come potete vedere, tutto funziona come in Lollipop. Livello di patch di sicurezza di Android 1 novembre 2015. In versione di Android Marshmallow, versione di Android 6.0. E con questo è tutto. Adesso sapete come via OTA potete aggiornare il vostro Android.
E così io ho aggiornato il Motorola Moto X seconda edizione 2014. Arrivederci e grazie.